Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Purtroppo. Grazie, grazie a tutte e a tutti. Sarà una serata indimenticabile. Speriamo anche bella. Allora, diciamo che sono contento ed emozionato di essere qua. Questa è il caso di dirlo, splendida cornice del Teatro Romano, per questa 17ª edizione del Premio Ombre della Sera. Avete sentito la voce prima, che non era tanto delle nostre parti, che ha detto per ogni esigenza con queste è molto strette. Io invece vengo da Ponte Ginori, infatti sono venuto a piedi da qua dietro. Per chi non è del luogo, è un paese a pochi chilometri da qua, addirittura in un altro comune. Comunque è un festival internazionale, avete visto un sacco di sponsor, no? Avete sentito? Se tutti avessero dato un euro, intanto c'è un bel gruzzoletto perché non finiva più. Ed è stato bellissimo perché quando ho iniziato ha detto domenica, io mi aspettavo domenica la messa per Serafini, Adriana e consorte, il tono era quello, però insomma invece è stata molto precisa e ci siamo tolti una cosa che è pericolosissima in queste situazioni istituzionali e sacre, che sono i saluti. Perché alla fine si rimane sempre lì con le foto, poi ci si sparpaglia e ci si liquefà nella guazza, che è un termine appunto nazionale, ma che qui ha una presa particolare perché la sentirete, insomma. Noi ci riscalderemo con la cultura, ma la guazza è un'insidia che è sempre dietro l'angolo. Allora, per diciamo anche dare un tocco di imprevedibilità alla serata, siamo messi così. Accanto a me c'è Marianella Bargilli, che chiamo subito in causa e voi accogliete con un grandissimo applauso. Lei viene da Cecina, quindi ci metterà un po' di più ad arrivare, perché è ovviamente è addirittura fuori provincia. Una trentina di chilometri. Stavo ecco, facendo una giratina. E tutto questo è un vecchio trucco per prendere l'applauso più lungo, naturalmente. Vorrei venirti incontro. L'ho studiato apposta. Benissimo. Sono arrivato, ho detto voglio arrivare da là. Ecco qua. Allora ti ho chiamato subito in causa, Marianella. Ti ringrazio, Ubaldo Fantastico. Eccoci qua, perché per condividere con te le emozioni, ma anche diciamo le spigolosità di questa serata, perché ve lo diciamo subito. C'erano due archetti come questo e un gelato. Però lui è stato carinissimo. Sì, sì, infatti, ho detto, non sanno, però in teoria faccio il comico, quindi poi affari loro. Nel senso, e quindi presenti la serata. Con un foglio, con mano c'hai il foglio, nell'altra il gelato. Quando arriva l'ospite, gli dai questo. E io. Se vuoi ti appoggi sì, a me. Che vuoi fare? Ecco, appoggiarti a me. No, c'è anche buio. Quindi dovete venirci incontro perché non sarà una serata semplice sotto ogni punto però di vista. Però guarda dove siamo, hai visto che posto. Bellissimo, bellissimo, Teatro Romano, ma loro lo conoscono, lo conosciamo tutti e per essere venuti qui stasera, insomma, è gente motivata, come soltanto il teatro sa motivare. Assolutamente. Pochi ma buoni. Allora, immaginiamo una cosa, pensa quando ci saranno le macchine che voleranno, i robot e questi posti esisteranno ancora, poi saranno ancora più magici e ci diciamo che non funziona, il teatro non funziona. Questo non c'è scritto. No, è un pensiero mio, ti piace? No, però aspetta, giro il foglio. No, in realtà guardate che gli autori avevano scritto una gag che non è terribile. No? No, nel senso, a parte questa cosa qua del gelato, però sono stati carini. Io direi di recitarlo, provare a farlo, come scritta. Vai. Per dargli soddisfazione, perché non è malissimo. Allora. Eccomi, ma potevi aspettarmi? Aspetta, prima ci sono io che arrivo. Il Premio Ombre della Sera rende omaggio ai grandi artisti dello spettacolo dal vivo. Tutta gente viva, quindi non premi postumi. Però non dovevo essere solo su questo palcoscenico. Marianella Bargilli, ti sei persa? Sono qua, aspetta, cosa devo dire? Eccomi, ma potevi aspettarmi? Signori, senza signore, perché il signore già lo sanno. Marianella Bargilli. Buonasera. Vuole fare? Dilla tutta, buonasera. Dilla tutta, volevi fare l'entrata da star? No, non è così. Sono persa per vedere i reperti di questo teatro. Mi sono emozionata Mi sono emozionata pensando. Qui, 1000 anni fa hanno recitato dei nostri colleghi. Siamo detto un pezzo di storia, Ubaldo. Queste sono le nostre radici, la nostra cultura. Vallo a far capire a chi dice ancora che con la cultura non si mangia. Io scelgo la battuta perché. tutto per dire questa battuta. Eppure sulla cultura si basano le fondamenta di una nazione.
Dove manca la cultura mancherà il senso civico, mancherà il rispetto e per le diversità. Senza cultura si scivola inevitabilmente nel degrado morale. Il teatro, la musica, la letteratura, la pittura, le tradizioni popolari rendono bella la nostra vita e sono valori che ci permettono di non prendere legami con il nostro passato, ma soprattutto sono ponti che partendo dal passato ci aiutano a costruire il cammino verso il futuro. Ti piace? Sì, devo dire, ora l'abbiamo messa diciamo quasi in burletta, però è un pensiero bello che noi abbiamo voluto dirvi. Quindi, bella questa definizione, siamo nel posto giusto allora, perché grazie al festival su questo antico teatro quest'anno si è aperto il sipario, si fa per dire, su oltre 40 spettacoli con oltre 300 artisti. Per Volterra il festival è una delle carte più prestigiose che si gioca per rafforzare il suo ruolo digitale. E ora che siamo belli istituzionali è il momento di iniziare e chiamare il primo cittadino di Volterra. Evviva. Che accogliamo con un applauso enorme. Comincia l'applauso e noi chiamiamo Giacomo Santi. Giacomo Santi che viene a corsa, perché Ponticino Arice e Micciano viene a corsa. Eccolo. Attenzione agli inciampi. Eccolo qua. Dio buono, mi levo l'occhiale, aspetta. Attenzione. Ecco qua. Allora, dunque, la domanda qui recita. Volterra ha un gioiello che questo teatro romano non ha niente da invidiare con quello di Taormina. E nei progetti della civiltà volerlo valorizzare o lasciarlo così allo sbando? È domanda retorica, però te la devo fare. No, non c'è la risposta. Buonasera. Io faccio il saluto istituzionale, per di più, stasera sei più elegante di me. Ma per spiazzare. Vabbè. Per spiazzare. Buonasera a tutti, soprattutto ai graditi ospiti che stasera riceveranno questo prestigioso premio. Internazionale è stato l'aggettivo più usato in questa campagna elettorale. Quindi su quello lavoreremo e credo che anche questo festival faccia parte, visto che già ce l'ha nel titolo, di un contributo che può dare a rendere ancora più internazionale questa città. Va bene, ho risposto. Benissimo, io faccio l'assessore. Generalmente quando parla il sindaco c'è un assessore dietro che fa così. Noi abbiamo anche l'assessore. Ecco. Sì, ma intanto faccio le veci. Che meriterebbe anche di essere chiamato sul palco. Ah, vabbè. È già in scaletta. Allora, per togliere dall'imbarazzo anche il sindaco, perché ovviamente la serata è lunga e i premi sono veramente pericolosissimi, perché la minaccia della noia insieme a quello della guazza è lontana. La domanda no, perché mi ha risposto sulla valorizzazione, quindi c'è questo afflato internazionale a cui aspira e anela il teatro romano, quindi siamo tutti pronti per le europee alla fine. No, europee, internazionali e poi mondiali. Grazie al sindaco che si è già dato tutto, perché penso più di questo saremo. Cominciamo dalle europee. L'ultima volta che ho presentato io un festival ho condotto gli MTV Awards a Firenze e il sindaco era Renzi. A distanza di anni, c'è un altro sindaco del PD, pare il tempo si sia fermato, quindi ora non sciupiamo nulla. Si metta seduto sindaco, per l'amor di Dio. Attenzione. No, grazie davvero, non gli rubiamo altro tempo. Iniziamo con il primo premio. Sì. Alle arti sceniche, che va un regista visionario capace di trasformare l'opera lirica in un'esperienza sensoriale ad alto tasso adrenalinico. Ci abbiamo da vedere. Devi dire vediamo. No? Vediamo. La parola. Thank you.
Per me l'opera è Gesamtkunstwerk, è forma di arte totale, cioè tutte le arti insieme, tutte le espressioni in una sola, tutto ha a che vedere con tutto. Dunque per me non può essere altrimenti, la scultura deve parlare con la coreografia, la luce, con l'espressione, tutto viene da dentro ma ha anche una forma, il mio compito è dare un'espressione esterna allo spirito. Fausto è un viaggio, un lungo viaggio nella storia nostra, nella storia dell'anima, nella storia del mondo, nella storia dell'uomo. È tat, è gesto, è volontà, è dove si arriva, non si arriva da nessuna parte, forse il cerchio, l'anello, è l'aspirazione massima di perfezione mai raggiunta. Signori, Stefano Boda. Sì. Maestro, benvenuto a Volterra. Il mio applauso viene dall'anima perché ho le mani impegnate. Guadagniamo il centro del palco. È molto molto comunicativo. Alcuni passaggi mi ha ricordato Alessandro Bergonzoni, il performer bolognese che gioca con le parole. Lui porta agli estremi questo suo linguaggio, però in alcuni momenti me lo ha ricordato. Comunque è un complimento per gli amanti del genere, una grande proprietà di linguaggio e è incantevole il suo eloquio. Poi le si esprime attraverso anche una forma artistica che la parola non la richiede. Il lavoro e non parlare. Cioè. Però ecco, ha un futuro anche su quello. Di solito mi piace stare dietro e stare nascosto, comunque in alcune occasioni bisogna anche fa parte del gioco, ecco, quindi così. L'opera dà l'opportunità di affrontare tutte le dimensioni dello spirito, ecco, e quindi anche in questa occasione sono molto commosso di scoprire un luogo che è magico, ecco, e dove io farei subito tante cose, ma non solo, veramente non riesco a stare fermo un secondo, ci potrebbe stare l'immensità qua dentro, veramente, è la magia del... Non so. L'immensità è un allestimento che verrà curato a Volterra nella prossima stagione, il titolo L'immensità è già bello, mi sembra. Finito anche del nostro futuro. C'è esatto. C'è tanto tempo. Allora, la critica francese ha decretato come migliore spettacolo d'opera del 2019 il suo Ariane et Barbe Bleue. Barbe Bleue. Io ho fatto linguistico, però l'insegnante di sostegno era la sua mamma, vero? 1990. Abbiamo scoperto anche questo. Sì, sì. Era la professoressa di francese, aveva cinque figlie bellissime e andava volentieri per quello. Però Barbe Bleue è un po' l'età e un po' la vista di Ducat. Allora, un premio prestigioso. Giustamente qui la domanda non c'è, perché anche lei può vedere, no? Dice, un premio prestigioso risponde.
Quindi io faccio la sua domanda, che è una domanda aperta. Di fronte a questa suggestione, tutto è relativo. Cosa mi dice? Che tutto è relativo, i premi sono dei momenti che si danno, è una forma a volte di che noi carichiamo di simbolo. Nel mio caso mi ha fatto molto piacere ricevere da un in Francia, per un'opera che è bagaglio esclusivo loro, ecco, soprattutto perché appartiene un po' a come Pelléas et Mélisande, e un po' a tutto questo simbolismo che non mi sentivo di invadere. Ecco, queste cose mi hanno fatto molto piacere essere riconosciuto lì per questo lavoro che non è frequente. Chilometri di stoffa è tra il virgolettato di questo appunto che ci siamo fatti per ricordare poi anche un aspetto tecnico del suo lavoro. Usa molta stoffa, una grande quantità di tessuto. Sì, o niente. Esatto, o tantissimo o nulla, con una predominanza del bianco e nero che ha un valore simbolico. C'è un rosso, no, non lo so se è simbolico, necessità di... Per me andare a teatro vuol dire andare a trovare una dimensione che nella vita non c'è, quello che la televisione e il cinema non ti dà. Come un po' andare a messa, andare al museo. Quindi qualcosa che non trovi nella comunicazione saturata della quotidianità. Quindi il bianco e il nero sono assoluti. Ecco, forse per quello lo sto spiegando adesso. Ma noi abbiamo una breve clip dell'opera. Questo è... Sì, sì, c'è scritto, guarda la saletta, basta. Ha detto di tagliare l'artista a tutto campo, totale, che fa della propria arte. Abbiamo visto abbastanza, lo dice lui, lo dice, abbiamo visto abbastanza. Niente, guardiamo, allontaniamoci, non ci si fa stasera. Durissimo. Giovanni Antonucci, che è anche il presidente della giuria del premio Ombra della Sera, passo il palco con lui. Ecco qua, Antonucci guadagni il centro del palco e le do il microfono, scusi se le passo davanti, maestro. Prego. Sarò brevissimo, di solito quando la gente comincia a dire che sarà brevissimo parla per mezz'ora, non è il mio caso comunque. Però io volevo dire alcune cose su questo splendido festival, non solo sul premio Ombra della Sera. Questo è il 17° anno e in Italia esistono, come sapete tutti quanti, moltissimi festival. Molti nascono, molti muoiono e molti sono soprattutto caratterizzati da un livello molto basso. Si prende un cantante famoso, dei cantanti famosi, dei comici, quelli televisivi soprattutto, quelli molto noti, eccetera, e si fa un festival. Ecco, il festival di Volterra è esattamente il contrario, non c'è nessun riferimento a un quadro cantante. Quindi, esatto. Quindi questo festival ha una caratteristica, diverse caratteristiche. La durata l'ho già detto. Per esempio il ruolo che hanno, per esempio, e questo è molto importante, le associazioni. C'è questo continuo rapporto con, non solo col territorio, con tutte le persone che stanno collaborando in questi anni con il festival. E questo è un elemento molto importante. E noi puntiamo molto anche su una cosa di cui si è già detto, tra l'altro, questo stupendo teatro ha bisogno naturalmente di ulteriori lavori. Potrebbe essere un teatro di 1.000-1.200 posti, e non soltanto di quelli che abbiamo dei presenti. Ed è un festival, e torno proprio al festival,
è stato già detto, mi pare, anche dal sindaco e anche dal presentatore, da Pantani, 300 artisti, 40 eventi, presentazioni di libri, spettacoli di vario genere. Non c'è soltanto la prosa, la danza, il jazz e la musica. Io penso che il futuro di questo festival sia quello di un rapporto col teatro Aulo Flacco, cioè d'estate ovviamente si sta in questo meraviglioso teatro che è il nostro teatro romano di Volterra, e trovare un rapporto con l'attività del teatro che riguarda tutto l'anno, da ottobre naturalmente la stagione. Questo mi pare un elemento molto importante. L'altro elemento è stato già detto, ma ci ritorno assolutamente, è l'internazionalità. Quest'anno per esempio sono stati spettacoli con degli interventi importanti, per esempio di compagnie straniere. Questo è un elemento molto importante ed è un po' raro, perché i nostri festival, ce ne sono tanti, tendono ad essere sempre più legati a situazioni contingenti, a situazioni locali, al di là di quella cosa che ho già detto, naturalmente festival molto commerciali, così nel senso naturalmente deteriore della parola. Qui si fa, c'è il rigore, un grande rigore intellettuale, si fanno delle sperimentazioni e penso che un festival ha una ragione di essere soltanto se è così, se vive così e se ha queste prospettive. Questo è un elemento estremamente importante. Io spero che il prossimo anno questa crescita anche a livello internazionale, ricordiamoci che il festival è nato con dei personaggi importanti a livello internazionale, ma questa crescita internazionale continui e diventi sempre più forte e il Festival di Volterra diventi un punto di riferimento importante di tutti i festival italiani che si svolgono in questo paese e non solo in questo paese. Grazie. Evviva. Il maestro Stefano Poda sarà premiato dalla signora Natalia Di Bartolo, che invitiamo a salire. Vengo incontro io. Prego. Andiamo a leggere la motivazione a favore di Luce. Prego, signora. Premio Cosimo Daddì alle arti sceniche al maestro Stefano Poda. La carriera mondiale del maestro Stefano Poda, che dei propri spettacoli d'opera cura a tutto tondo la regia, la coreografia, la scenografia, i costumi, le luci, conta circa un centinaio di produzioni nei teatri più prestigiosi. Ultimo fiore all'occhiello in ordine di tempo, la sua produzione dell'opera Ariane Barbleu di Paul Dukas al Théâtre du Capitole de Toulouse, che gli ha fruttato il 21 giugno scorso il prestigioso Grand Prix Claude Rostand, la critica francese, per il miglior spettacolo d'opera del 2019. Nella sua ricerca di unità estetica e concettuale, il suo lavoro artistico è fondato su un'impronta visionaria e multilivello bilanciata tra immagini antiche e arte contemporanea. Ha sviluppato un linguaggio in cui musica, scultura, pittura e architettura possono coesistere. I suoi personaggi sono sempre simbolici, vestiti con abiti da sogno e seguono movimenti coreografici di stilizzata opulenza che coinvolgono anche gli interpreti. Traspaiono nei suoi lavori richiami indubbi all'alta moda e al design, il tutto di un gusto di raffinatezza sapiente, di visionaria capacità di trasposizione onirica, di gran polso registico nel gestire un palcoscenico spesso colmo di una quantità considerevole di persone tra interpreti, coristi, danzatori e comparse. Premio Cosimo Daddì, Ombre della Sera alle arti sceniche, Stefano Poda. Grazie, grazie maestro. Prego, da questa parte. Guadagniamo il centro per... La Francia ha voluto onorare le doti artistiche di questo nostro connazionale e questa sera abbiamo il direttore generale per gli affari cultura della Provenza, Alpi e Costa Azzurra, Marc Ceccaldi. Eccolo qua, Marc Ceccaldi. Prego. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. Devo fare un gran discorso, mi hanno detto, 15 minuti non è quello? No? Ok, va bene, grazie. Anche in francese così. Ok, devo salutare il sindaco,
e tutte le autorità. Devo dire che un piacere e un onore per me di essere qui in questo bel teatro, in questa bellissima città. Sono venuto qui per vedere una creazione, un spettacolo che si chiama Rosso Pasolini, che è prodotto da la mia moglie, scusa, che è qui con Simone, che è il direttore del festival. E quindi ho potuto vedere questo, ho scoperto questo festival che non conoscevo, quindi mi ha fatto un gran piacere, perché infatti l'hanno detto, è un gran festival e spero che un giorno sarà un festival come Avignone, scusa, un bel grande festival, di più, ma vero che è 17 edizioni, sì, un grande, già un gran numero, e quindi speriamo che sia una bella continuazione. E questo è l'augurio che posso fare oggi. Quindi, che devo dire di più? Tutto bene? Tutto a posto? Okay. Grand Prix de Toulouse, l'ho detto bene. Grand Prix de Toulouse. Le Grand Prix de Toulouse, c'est le syndicat de la critique française Edmond Rostand. Perché non l'abbiamo chiamato lui prima? Scusa. Questo premio, il premio che abbiamo dato al signor Poda. Sì. Un gran premio. Toulouse. È difficile per lei. Abbiamo altre parole in francese. Sì. Resti lì. Okay. Bene. Grazie. Io sono senza microfono, comunque. No, grazie davvero alle ministri Dubetovol. Allora, grazie. È il momento adesso però del secondo premio, perché qui c'è stato un cambio. Sì. E noi invitiamo ad accomodarsi e godere lo spettacolo, oh, della postazione. Grazie. Avignone, Volterra, Taormina. Ebbene. Bello, perché c'è questa ancora di salvataggio dello stacchetto. Succede qualcosa? Possiamo provare a farlo? Mandalo un po'. Ecco, okay. Ricomponiamoci. Si va. Molto bene, vai. E ora il premio a chi dà anima, parola e sentimenti a noi attori. E grazie a lui la magia del teatro si rinnova sera dopo sera. Sai di chi parlo? Vai. Tu. Sai di chi parlo? Sì, mm-hmm. Del drammaturgo. Del drammaturgo che mette in bocca le parole e vengono strapazzate. Poi. Vieni qua. Eccolo, è Furio. Furio è fortissimo. No, non puoi più essere felice quando invecchi. Entri in una dimensione diversa, come in un sogno, come in un altro pianeta, sì. Sì, ci si può anche vivere decentemente, ma la felicità non è prevista. La felicità è tutta nel passato. Tu puoi solo cercare di ricordarla. E questo alle volte ti fa bene e alle volte male. Quando ti fa bene è una specie di tepore, una sensazione di dolcezza, ma niente di più. E in genere dura poco. Quando ti fa male, invece, è come per un ergastolano svegliarsi da un bel sogno. C'è quell'attimo in cui lui probabilmente è ancora confuso, è ancora dentro il sogno e si sente inondato da un grande sorriso sereno. Ma subito la sua realtà, la galera vita, lo colpisce come un pugno e lo fa stare peggio del solito. Ecco, la vecchiaia è come quella galera. Sai che ci resterai chiuso fino alla morte e puoi solo fantasticare, ma non fare progetti, perché non hai futuro. Non volevo rattristarti, ho esagerato un poco, sai? Ma davvero, ma non è così brutto in fondo. Ah no? E cosa c'è di bello? Ah no, di bello niente, Ma non è così brutto, no? Soprattutto all'inizio, quando la faccenda è appena cominciata. E tu naturalmente ancora non ci credi, non ti sembra possibile. Sono gli altri che te lo continuano a ripetere fin tanto che non riescono a convincerti. E allora tu dici, va bene, ho capito, mi arrendo. Confesso di essere diventato vecchio e prometto solennemente davanti a Dio e agli uomini che non darò più fastidio a nessuno. Ed è a quel punto che comincia a provare un inaspettato, straordinario, dolcissimo senso di sollievo. Ho fatto la mia parte, dice a te stesso,
Ho fatto onestamente la mia parte. Non devo conquistare più niente. Io non ho più bisogno di lottare. Ora posso vivere solamente per me stesso. Dirò la verità a tutti e poco importa se sarà sgradevole. Tanto non potete togliermi più niente. Perché il bene più importante, il futuro, mi è stato già tolto. Me ne rimane solo un pezzetto. Ma mi porta in dono una libertà sconfinata e io me la godrò fino all'ultimo giorno di vita. Su Marcello vorrei dire una cosa, vorrei dire che il grande coraggio che ha avuto nel fare questa scelta, perché tornare al teatro dopo tanti anni e scegliere un testo di un, non fare il Re Lear, non fare, fare un testo di un autore italiano, un grande coraggio, fare il testo di un autore che non era sconosciuto, ma sicuramente era conosciuto solamente agli addetti ai lavori, ancora più coraggio. Affrontare un tema così malinconico, anche severo, ancora più coraggio. Ecco, io vorrei tanto che gli attori che oggi hanno nome, hanno mercato, si ricordassero un po' di questo coraggio di Marcello e aiutassero i giovani autori di teatro che hanno un futuro che mi spaventa un po'. Ecco. Uno scrittore di cui dobbiamo tener molto conto e sa descrivere, ricordiamo che ha scritto Le ultime lune che era ancora giovane e conosce le sfumature dell'animo umano e, con gentilezza, con ironia soprattutto, e quindi diventa anche tragico, però questo spettacolo ridono pure. Lui proietta in questa stanza dove c'è la madre anziana, proietta la figura dei suoi due genitori, il padre che è morto da tempo e sempre quella madre però che si presenta nella stanza da giovane. Questo gli dà la possibilità, con questa sua proiezione mentale, di avere finalmente dei chiarimenti con la madre e dei dialoghi che non ha mai avuto. Bene. Prima di far salire sul palco Furio Bordone. Buonasera e benvenuto. Le do il microfono dopo averle stretto la mano. Vedevo, prego. Venga qua al centro, vedevo la scritta in basso Rai 2, che è la mia casa televisiva da 20 anni, per dire il frano, no? Che fanno anche le reti televisive. E le do il microfono e si faccia analizzare dalla signora Bargilli. Prego. Le ultime lune, Marcello Mastroianni, è un testo tradotto in più di 20 lingue, rappresentato in più di 30 paesi. Fa parte di una trilogia, giusto? Sì, è il primo capitolo di una trilogia sulle età indifese, le età fragili, cioè la vecchiaia ovviamente, che è il primo capitolo delle ultime lune, e il terzo, un momento difficile, al maschile, nel primo caso, perché è un vecchio padre, che deve andare in casa di riposo, e al femminile, nell'altro caso, perché è una madre che si sta avviando alla destinazione finale in preda alla demenza senile. In mezzo c'è il capitolo dell'infanzia abusata, dell'adolescenza maltrattata, quindi l'età fragile, quella in cui la fortuna di essere nati viene mortificata in umiliazione, in dolore. Quindi... Trieste, una città importante culturalmente, quanto ha pesante, ha influenzato. Influenzato, ma chi io sappia per niente. Beh, almeno io credo, poi magari chi lo sa ce l'ho tutta dentro, ma non è che io mi riferisca a questo o a quello, non so, a me mi hanno nutrito gli autori russi o casomai anche gli americani, pur essendo grande la mia ammirazione per Sava, che adoro, e per i nostri scrittori triestini. La città forse mi è entrata dentro con la sua luce, col suo mare, ma non è che mi riferisca alla città
in qualche modo, no? Non ci ho mai pensato. Drammaturgo e regista. E anche regista, sì. E queste due cose come vanno? A passeggio? Ma stanno molto bene insieme. Stanno molto bene. Stanno male solo quando da drammaturgo il tuo spettacolo lo fa un altro regista, tu non sei mai d'accordo. Era proprio là. E perché dici mi cambia le cose, mi fai i tagli senza dirmelo. Poi quando invece tu da regista fai il testo di un altro, tu tagli senza dirglielo. Insomma è così. I prossimi lavori? Ah, non lo so, sono un po' stufo. Sì? Sì, sì, veramente. Sono un po' stanco, sono un po' stufo del teatro, dell'editoria. Viviamo un brutto periodo, viviamo un periodo veramente deprimente. Non è che possa lamentarmi, perché le ultime lune continuano a essere fatte, adesso le fanno a Mosca, le fanno in Italia, anche le fa adesso Andrea Giordana. Un momento difficile, l'ha appena fatto l'apporto. Però vedo intorno a me che le cose sono cambiate in un modo così deprimente. L'editoria è diventata un mercato dei polli, i teatri stabili ormai sono degli organismi al servizio delle ambizioni personali dei loro direttori e registi, per cui un autore indipendente, un regista indipendente, una compagnia indipendente non ha più spazio. Sono problemi grossi, sono demotivanti. Io ormai, è come Marcello, dico il mio l'ho fatto onestamente. L'hai fatto benissimo. Ho fatto quello che ho potuto. Però quelli che arrivano adesso come faranno? Mi sono un po' preoccupato per loro, oddio preoccupato. Malinconico, hai ragione in fondo. Io non li vedrò. Gliel'hai dato. Ebbene. Allora lo scialle anche per questa ventata di ottimismo che ci ha lasciato Furio, ma il rivo strozzato che gorgoglia, ma delle sue parole bisogna cogliere invece il senso più profondo di una riflessione, appunto. Quindi io direi di chiamare sul palco colei che premierà. Furio Bordon sarà premiato dalla signora Maria Letizia Compotangelo. Eccola qua, che si staglia dalle tenebre, va all'incontro. Scusate, amabilmente stavo dibattendo. Ubaldo, piacere, non si dà la mano in pubblico, all'aperto, ma è una serata un po' così. Guardiamo il centro e vorrei che voi foste vicini perché tra poco avverrà il gesto simbolico del passaggio, non prima però di aver letto la ragione. Le parole naturalmente cercheranno di essere quanto più vicine a quello che è lo spirito di Furio. Furio Bordon, direttore artistico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, di altri importanti festival, regista, narratore di successo e soprattutto uno dei più significativi ed originali drammaturghi non solo italiani, come dimostrano anche i prestigiosi premi internazionali ricevuti. Autore di lungo corso di testi sempre attenti all'evoluzione del costume, la sua drammaturgia è caratterizzata da una scrittura scenica che coniuga sottigliezza psicologica derivante dalla tradizione letteraria della sua Trieste, con una concezione della vita e della morte che ci coinvolge nel profondo, illuminata anche da una raffinata ironia. La trilogia Le ultime lune, La notte dell'angelo, un momento difficile, composta negli ultimi 20 anni, è una delle punte più alte della nostra drammaturgia per il livello dei temi affrontati, la verità umana dei personaggi, una scrittura tersa eppure emozionante. Premio Giovanni Villa. Grazie a lei. La sera la drammaturgia Furio Bordon. Applaudite anche per me. Furio, complimenti. E siamo giunti al terzo premio. No, prima devo chiamare. Terzo premio, non prima di aver chiamato e in causa. Roberto Pepi, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Ah, applauso scrosciante. Si gioca in casa. Ci raggiunge. Sul palco. Uno dei capisaldi a livello di ente cittadino che è la fondazione. Non solo cittadino,
territoriale, infatti anch'io ho il conto alla Volterra, e appunto, e quindi dopo parliamo un po' anche in privato. Vabbè, allora non è il momento di tassi di interesse. Allora, vuoi introdurre tu il signor Pepi e ci spiegarci le ragioni per le quali Pepi. Noi l'abbiamo... Forse il signor Pepi ci deve raccontare qualcosa? Tasso fisso, perché io... vabbè... Credo che forse più di altre volte quest'anno la Fondazione abbia creduto in questo festival e nei suoi personaggi e nei suoi animatori. Quello che dico e che abbiamo detto è che spereremo che il futuro non sia come è stato il presente o il passato, ma che la programmazione, la pubblicità e la promozione di questo festival parta molto prima e non il giorno prima e poi cominciano gli spettacoli. Questo perché vuole dire intanto anche le risorse vengono messe a disposizione e abbiano più effetti possibili, e poi perché sicuramente se lo merita, perché abbia un ritorno più ampio di quello che comunque è importante riesce ad avere ora. Però voglio dire, diciamo già da ora, il 2020 immensità con Stefano Poda, siamo già portati avanti con il lavoro, abbiamo già detto che questo potrebbe essere l'inizio di una location per un lavoro da fare. Vediamo. Cool. Tanto la magia di questo teatro attira le persone. Ecco, allora, per la magia di, sulla magia di questo teatro vorrei aggiungere una cosa che non so se lo sapete, ma a Volterra non solo esiste il teatro romano, ma c'è anche un anfiteatro scoperto alcuni anni fa, ora 3-4 anni fa. Sul recupero di questo anfiteatro la Fondazione ci ha puntato non solo soldi importanti, ma anche risorse, attenzione e volontà. Ecco, quindi noi vogliamo che questo anfiteatro risorga velocemente, perché questo anfiteatro può rappresentare il petrolio per Volterra e il rilancio dell'economia della città, perché la fondazione di origine bancaria, la nostra, ha nelle sue fondamenta lo sviluppo socio-economico del territorio. Anche la cultura, i beni ambientali, culturali e quant'altro fanno parte di uno sviluppo economico, faranno parte di uno sviluppo economico. Quindi noi teniamo particolarmente che in tempi brevi questo anfiteatro ritorni a splendere. Evviva. Grazie. Musichina. Grazie. È il tempo tecnico per riappropriarsi del microfono. Ma è vero, il progetto d'anfiteatro è bellissimo e quindi speriamo di poterlo vedere alle prossime edizioni del festival. Andiamo avanti. Certo, indietro è difficilissimo. Andiamo avanti. In 20 anni di carriera si è esibito come tenore nei maggiori teatri d'opera italiani e stranieri, dalla Scala di Milano al Covent Garden di Londra al Metropolitan di New York. Negli ultimi anni della carriera di tenore ha affiancato quella di direttore d'orchestra. Lui è Giuseppe Sabatini. Oh.
Diamo questo applauso, vado a prendere, maestro, molto piacere. Il suo curriculum, sia da cantante lirico, sia da direttore d'orchestra, è impressionante. Puntini, puntini, puntini. Come lo vuole riempire lei con questa affermazione? La imbarazza, la sorprende a distanza di anni, perché all'inizio non pensava che poi le cose potessero svilupparsi in questo modo, la sua carriera avesse magari una... un percorso differente? Buonasera a tutti prima di tutto. Io ho quasi pianificato la mia carriera nella mia vita, sembrerà strano. Io intanto ho 62 anni e faccio musica da quando ne ho 8, quindi è qualche annetto che mi interesso di musica e credo che non potrei fare altro.
ho cantato nel coro della Cappella Sistina, ho fatto rock, ma quello proprio heavy metal, quindi quello con i capelli lunghi, così. Poi da lì, quando è nata la fusion, ho voluto studiare il contrabbasso perché ero il bassista e cantante, il vocalist del gruppo, e sono entrato a Santa Cecilia, al Conservatorio di Santa Cecilia, e ho studiato contrabbasso. Poi dopo sono entrato in orchestra sinfonica, anzi prima a 24 anni ero primo contrabbasso all'Arena di Verona e poi dopo sono entrato alla Radio Sinfonica di Roma, purtroppo una delle quattro orchestre della RAI che sono state vergognosamente chiuse già da molti anni. E poi io... La RAI ha fatto un frano. Vabbè, molto, ma veramente in maniera pessima. E poi dopo io, che ho sempre voluto fare il direttore d'orchestra, ho detto devo trovare il modo di farlo, però attraverso il merito, cosa che per me adesso non c'è più. Adesso basta un mese... Basta un mese di Grande Fratello e ce li troviamo tutti quanti in giro a guadagnare migliaia di euro. Anche quelle passate. Ora c'è Instagram. Abbiamo anche i grandi intellettualoidi che fanno le introduzioni o almeno le prefazioni dei loro libri su autobiografie demenziali e cose del genere. Scusate, io sono molto polemico. Mi riallaccio al signor drammaturgo straordinario, perché quelle cose che ho sentito ovviamente da Mastroianni sto cominciando a viverle io, anche se io non sono vecchio, però comunque sia lo sento il peso degli anni, e posso dirvi che attraverso il merito ho cercato di arrivare a fare quello che ho fatto, e ho detto quale cosa migliore se non cantare, dato che appunto sapevo che ero dotato di un dono naturale, e ho studiato, ho trovato un insegnante che non mi ha illuso come tanti insegnanti fanno, mi ha detto se, questa è stata una cosa onestissima, mi ha detto se questa tua estensione vocale, io avevo un'estensione vocale abbastanza particolare, svilupperà, sarà merito tuo, mio, se diminuirà sarà causa mia, colpa mia, sua. Cioè, più onesto di così, onesta di così. E niente, poi anche ho fatto quello che dovevo fare, però avendo un'esperienza musicale abbastanza profonda, in un anno e mezzo ho debuttato. E quindi dopo 8 mesi ho cantato la Scala, la Bohème, quella della famosa produzione di Zeffirelli, che adesso sta lassù. Laggiù, chissà dove, io non credo in Dio, però comunque vabbè, chissà dove starà lui, in su, quindi stai sì, perché sicuramente è in su, fantastico. Se ti portano su vuol dire un'altra cosa, okay. Ma queste sono sottigliette, sì, etrusche. E niente, quindi ho cercato, dico, voglio fare il direttore d'orchestra, come lo faccio? Attraverso il merito, attraverso la cosa? Attraverso quello che ho nel cuore, quello che ho nella testa, nel cuore e nelle corde vocali. E quindi ho fatto il cantante, ho iniziato a fare il cantante e ripeto, a 8 mesi dal mio debutto a Spoleto, al Festival di Spoleto, non Festival, cioè, dove abbiamo debuttato in tanti grandi cantanti, io non sono grande cantante ma loro sì, Corelli, Lafreni e tutti i grandissimi cantanti del passato sono passati da lì e poi non mi sono mai fermato. Dopo 20 anni di carriera di canto sono riuscito finalmente nel progetto di avere uno scambio con i direttori artistici e sovrintendenti, solo che poi è cambiato tutto. È cambiato tutto e quindi adesso tutti i segretari artistici che io ho maltrattato in qualche modo, eccetera, sono diventati tutti sovrintendenti e direttori di orchestra e direttori di teatro, e quindi adesso me la stanno facendo pagare. Ma a me non interessa, perché l'importante è che quando riesco a far musica la faccio come dico io. Benissimo, poi Mattarella tra poco comunque scadrà il mandato, io ce la vedo bene in questo suo percorso comunque di autorealizzazione. No, comunque nel 95 a Tokyo è successa una cosa particolare, per fare una metafora
sportiva, calcistica, un campione, seppur campione, abituato a prodezze innumerevoli o comunque i 10 gol più belli della sua vita, ce n'è uno indimenticabile. Questa sua performance nel 95 ce la vuol dire, sai cosa le dico? Neanche brevemente, ce la racconti come se la sente, cosa successe a Tokyo nel 95, che è speciale come cosa. Tokyo, molto semplicemente, io avevo una cara persona che mi era venuta a trovare a Tokyo e sapevo che c'era il sold out alla Suntory Hall, che è diciamo la sala più prestigiosa del Giappone, e io dovevo fare il mio primo recital da solista con l'orchestra. Era un programma molto 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 difficile, ovviamente l'avevo scelto io, ma comunque, e la prima parte finiva con tutta la scena, perché avevo deciso di fare delle scene, non soltanto delle arie che si fanno solitamente, quindi delle scene intere, quindi in questo caso c'era anche il coro, è un comprimario della figlia del reggimento, che è quest'aria, cioè questa opera molto famosa per il tenore, perché c'è questa cabaletta con i 9 do che ognuno si diverte a cantare come può, più di tutto, prima di tutto, e poi come vuole. E io sapevo appunto che c'era questa persona che non era riuscita a trovare il posto in platea e neanche nelle balconate, ma era dietro, perché avevano venduto appunto anche i posti, quelli dietro all'orchestra e al solista, e quindi sono quelli che adesso a me farebbe molto piacere, perché si vede il direttore d'orchestra in pratica, però non vedono in faccia il cantante, e quindi noi che lavoriamo tanto per proiettare il suono in questo modo, a me non mi servirebbe questo qui, ma comunque no, perché no. Per appoggiare il suono noi lavoriamo molto proprio per questi anfiteatri venivano riempiti senza problema, e allora ho detto: come faccio per farmi sentire anche da questa persona? Bene, allora ho detto al direttore, che è un mio carissimo amico e col quale adesso infatti abbiamo ripreso a collaborare, io per questo dall'anno scorso ho ricominciato a cantare dopo 11 anni che non cantavo più da tenore, adesso diciamo dominghianamente sono diventato baritono, e quindi di conseguenza adesso la mia voce è molto grave, come potete sentire. Non sono il tenore quello lì che avete visto tutto nero prima, sono diventato tutto bianco come potete notare, e quindi dissi: io faccio attento, perché faccio una mattata, a Roma si dice in un altro modo, ma dico faccio una mattata, stai, se mi sento bene che lo aggancio bene il do, fai attenzione, non mi scendere, perché sentirai, e ho fatto quello che forse vedrete adesso. Ha cantato alla Fosbury come Sara Simeone per farti sentire da dietro queste nove. Adesso non dico niente. Infatti, ma godiamocelo insieme, questa breve clip. È breve, è un attimo, sono 9. Nove do. Do, non ce la faccio neanche così. Oh,
pezzo meraviglioso. Capito, Quando ha detto je soufflé, io je soufflé, no, detto così non l'ho mai sentito. Bellissimo. Ma c'è, abbiamo un'altra perla, no? Non credo stasera, però no. Il festival ha intenzione di durare altre edizioni. E il quindi... Fausto di Gounod. Niente, io volevo finire Napoli. Che succede? Non è che il Fausto sia meno importante, il Fausto è immaginifico, è infinito in tutte le sue letture. Insomma, abbiamo un altro io chiamerei anche Stefano sul palco, guardate. Dunque, del Fausto, una suggestione. Molto velocemente, il Faust è un'opera importante per il tenore, molto importante. E quando stavo studiando io comperai il Faust del Metropolitan di Giuseppe Di Stefano, che ovviamente è stato uno in assoluto dei più grandi tenori di tutta la storia del melodramma. E lui lì, in quel concerto, quella recita lì, fece questo acuto della famosa aria Salut de Mer, prendendo questo famoso do, che io qui come un pazzo faccio il giro, invece lo prende e lo diminuisce. Quando io nel 92 cantai alla Scala il Fra Diavolo di Aubert, io vivevo nella casa, cioè avevo preso in affitto attraverso la mia agenzia la casa dove c'era stata la Callas, lì a Via degli Omenoni, di fronte al lato di Palazzo Marino. E la gestiva Di Stefano, che è sempre stato un artista guascone, un artista straordinario, che io ho amato in modo proprio folle. E venne a prendere l'affitto. Quindi si sedette sulla poltrona e io gli chiesi: maestro, mi scusi, mi spiega come ha fatto quel do? Io l'avevo già fatto tante volte, in audizioni, in concorsi. Pensavo, come si accende lo scaldabagno? No. come l'ha fatto, come lo fece, come le venne in mente di fare quella cosa? E lui stava seduto su questa poltrona e mi dice: ma Giuseppe, che ti devo dire? Per me... la sensazione che posso dirti è che mi è mancato il fiato e quindi l'ho diminuito. Cioè, io lo volevo uccidere, io gli ho detto poi, io lo volevo ammazzare, perché non è così semplice come vogliamo immaginare, come me l'ha raccontata lui, perché ci vuole un grande studio. Io ho avuto appunto, per mia fortuna, una grande natura e quindi quella cosa mi veniva molto naturale. Quella è una delle pochissime cose nella mia carriera, perché ho sempre cercato di essere me stesso, sempre, ovunque, che ho tecnicamente preso da lui. E quindi in questa clip che vi mostreranno c'è la seconda parte di quest'aria, quindi la ripresa, dove c'è appunto il do filato, che è forse probabilmente quello che mi è venuto in assoluto meglio, ma io ho fatto più di 300 Faust, e quindi 300 volte, non Faust, Faust ne ho fatti almeno una sessantina, però almeno 300 volte quel famoso do che appunto si diceva, che ci do, vediamo, no? Il do surround invece del do questo. Thank you.
fortissimo. Tutto bello. Avete visto come si è chiuso il cancello? C'è anche i dettagli. Regista, scenografo, tutto, la perfezione. Robert Katzen, che è un altro semivisionario, non come lui, ma è Robert Katzen svariati anni fa, e lì c'è ovviamente tutto un significato, perché vuol dire che lì si sta chiudendo invece la possibilità di andare con Margherita, perché questa è una chiesa, Margherita invece lui lo va a cantare nel giardino di casa di Margherita, infatti da uno di quei confessionali poi esce il diavolo, quindi era tutta una cosa un po' particolare, era tutta ambientata in una chiesa. Il tabernacolo comunque, confessi in cera, l'opera ci insegna, è sempre foriero di molti spunti. Vai a chiamare, nel senso ti appresti a chiamare la premiante o il premiante, che io ho un compito non da poco. Dove stai perché... Sto preparando a leggere la motivazione, che è piena di insidie, e ci credo, perché mi ha detto lei 5 minuti prima. Scusa, fai una cosa, perché ne leggi tu le motivazioni? Ora capirete perché. Traduttore in francese, però ce l'abbiamo. C'è qualche parola in francese? No, qui siamo altre lingue. Beh. Penso aramaico, però ce la farò, speriamo. Il maestro Giuseppe Sabatini sarà premiato dalla signora Natalia Di Bartolo. Prego, signora, buonasera, guadagna anche lei il centro del palco. Il curriculum del maestro Giuseppe Sabatini di gran prestigio. Da primo contrabbasso all'Arena di Verona a soli 24 anni, poi passato lo studio del canto lirico da tenore, intraprendendo una carriera che in breve tempo lo ha portato ad esibirsi nei principali teatri e sale da concerto in una sfolgorante carriera. La sua qualità vocale gli ha concesso un repertorio difficile, spesso poco frequentato, insieme alle opere più note del melodramma italiano. Ha amato e ama anche l'opera francese, nella quale c'è Alain Gounod come Faust e soprattutto Massenet come Werther. Al 20° anno della sua carriera ha deciso, come progettava da sempre, di dedicarsi alla direzione d'orchestra, ritirandosi dalle scene come tenore e intraprendendo questa attività di grande impegno. Si dedica anche all'insegnamento, in particolar modo in Giappone, dove ricopre il ruolo di direttore didattico dell'Accademia dell'Opera della prestigiosa Suntory Hall di Tokyo, e in Italia quale docente della classe di canto dell'Accademia privata Aimart in Roma. È stato insignito di prestigiosi premi e onorificenze, tra cui quella di Kammersanger dello Staatsoper di Vienna della Repubblica Austriaca. E con grande piacere, che con grande soddisfazione, premio Bruno Landi, ombre della sera alla lirica. Ora lo ridico, Kammersanger Staatsoper. Eccolo qua, il premio, foto di rito, fotografi. Grazie a voi e grazie delle perle aneddotiche.